Presidente Massimo Scariò, anche quest'anno, come sempre, l'Associazione Nazionale Carabinieri di Tredate è presente al 23° raduno qua a Milano. Sì, siamo presenti con un numero consistente, siamo contenti di essere qui e partecipare, anche perché è l'occasione per tanti di trovare vecchi amici di servizio ed è una giornata di allegria, una giornata in cui ci si trova tutti per ricordare chi ha portato la divisa, ecco, diciamo così. E poi niente, speriamo che questo sia di sprono per tutta la cittadinanza nel vedere nei carabinieri degli amici. Concludo con questo, sperando che sia una giornata lieta e di allegria. Una giornata che, nonostante il mattino sia ancora mattino presto, vede tantissime persone presenti, insomma, vogliose di sfilare per la città di Milano. Sì, è un piacere vedere tanta gente che dimostra affetto all'Arma dei Carabinieri, anche se in congedo per i trascorsi che ha avuto negli anni nell'Arma. Questo fa molto piacere. La giornata minacciava pioggia, ma a quanto pare anche il sole ci sta dando una mano. Sì, guardando in alto il Padre Eterno è con noi. Ci troviamo qua pronti a Milano per sfilare per le vie per questo 23° raduno. Abbiamo delle divise veramente fantastiche, divise storiche. Allora io chiedo a lei il significato di questa divisa, da dove deriva? Questa divisa risale alla Prima Guerra Mondiale e dintorni fino agli anni 20. Qui abbiamo le varie specialità, il carabiniere mobilitato, carabiniere a cavallo e lo stesso immobilitato. Ecco, e il colore è il grigio-verde, uguale per tutto l'esercito italiano impegnato nella Grande Guerra. Quindi queste divise hanno veramente un valore storico e dalla storia all'attualità l'Arma dei Carabinieri è sempre presente. Sì, siamo sempre stati presenti, avevamo e abbiamo la funzione di polizia militare, per cui nella Grande Guerra si faceva il servizio di polizia militare. Eh sì, ai renitenti, ai disertori, si cercava di assicurarli alla giustizia e si contribuiva anche nelle operazioni di trincea per quanto riguarda la difesa. Per partire la sfilata mancano pochissimi secondi ed è giusto che nelle prime posizioni ci siate voi. Certo, come corazzieri, che è una specialità dell'Arma dei Carabinieri, noi siamo deputati alla sicurezza e ai servizi d'onore del Presidente della Repubblica e come associazione, come sezione del Quirinale, gruppo corazzieri, continuiamo a fare quel servizio ancora oggi al Quirinale, non più con l'uniforme ma con l'altra uniforme sociale, dando il nostro contributo ai servizi. È l'unica sezione forse che ha questa peculiarità, perché il corazziere continua a fare servizio anche in quegli stessi luoghi dove ha fatto servizio quando era in attività. E noi partecipiamo con orgoglio a questo raduno, proprio perché sentiamo questi valori di tradizione. Per noi la tradizione ha un valore fondamentale, che chi non ha una tradizione non ha neanche un futuro. Noi cerchiamo di salvaguardare, di dare ai nuovi corazzieri quei valori che ci hanno contraddistinto e sui quali ci siamo basati tutta la vita di servizio, per dare continuità e dare quel senso di italianità e di sicurezza al Presidente della Repubblica, che è la massima magistratura dello Stato. Noi rappresentiamo la squadra del soccorso fluviale del nucleo di Marostica, provincia di Vicenza. Il nostro ruolo principalmente è quello di intervenire in ambiente acquatico, soprattutto in caso di alluvioni, senza tralasciare comunque anche l'ambiente fluviale. Io faccio parte anche dell'unità cinofila e quindi il cane viene anche impiegato in attività acquatica, sempre però per la ricerca di persone scomparse. A quanti raduni ha già partecipato?
6 o 7. Vedo che lei, sapendo di attendere molto, si è già attrezzato per questa che sarà una lunga attesa. Noi siamo organizzati. Da dove venite? Da Bobbio, provincia di Piacenza. Senti, il significato di queste giornate è ricordare l'arma dei carabinieri. È una famiglia l'arma. L'arma è una famiglia, è difficile dimenticarsi. Dove ci hai lavorato per 30 o 40 o quello che sia, poi non la dimentichi. Signora, penso che questo sia il più giovane carabiniere che oggi abbia mai visto. Sì. Come si chiama? Samuele. Quanti anni ha Samuele? 21 mesi. 21 mesi. Senta, vedo che la tradizione dei carabinieri in famiglia c'è. Dirò la verità, no, non c'è. C'è, no, c'è papà che è nell'associazione ma non è un carabiniere. Però c'è la passione per l'arma. Quindi cosa vuol dire amare l'arma? Vuol dire rispettare tutti, amare l'arma. Non lo so, guardi, mi lascia senza parole, me l'aspettavo. L'onestà, non lo so, è una bella figura, ecco. Siamo col gruppo delle benemeriti della sezione di Tradate e vogliamo chiedere, innanzitutto, partiamo da una cosa seria: che senso ha essere una benemerita, che senso ha avere un marito, un parente che ha servito lo Stato e ha lavorato per l'arma? È una bella sensazione, io personalmente ho fatto una vita con mio marito nell'arma, perciò essere qui anche oggi è molto bello, molto essere qui col gruppo delle donne soprattutto, che sono sempre state vicine, unite, abbiamo fatto delle belle esperienze assieme. Sarà una giornata lunga, ma sarà anche una giornata emozionante, perché poi sfilare, insomma, un po' di brividi li mette sempre. Sì, certo. Poi passare davanti alla tribuna, insomma, è sempre emozionante. È una bella sensazione. Poi che mio figlio ha fatto il carabiniere nell'arma a Milano, sì, ai carabinieri, e seguire tutta questa gente qui è bellissimo.